Ciao a tutti, nell'ultimo video ho accennato a un problema della globalizzazione, che è il fatto che anche nei paesi poveri non è che si porti un grande beneficio. Com'è che secondo me si dovrebbe commerciare in un mondo globale? Beh, i dazi secondo me sono necessari, il che non vuol dire protezionismo assoluto. La mia idea sarebbe quella di porre dei dazi in base alle condizioni, al costo della vita nei due paesi, il paese in cui si importa e il paese in cui viene prodotta la merce, e ai diritti dei lavoratori. In pratica si dovrebbe fare un indice e a seconda del paese dal quale importi, si va a guardare quanto costa la vita lì, come, in quali condizioni lavorano gli operai e di che diritti godono, eccetera. E in base a questo si stabilisce quanto è il dazio da porre sul prodotto. Per esempio, nei prodotti che vengono importati dalla Finlandia non ci sarebbe nessun dazio, sarebbe assolutamente libero da dazi, perché la Finlandia ha un costo della vita anche più alto del nostro, ha i diritti, i lavoratori hanno anche più diritti dei nostri, sto parlando dell'Italia ovviamente, hanno maternità, paternità anche, un sacco di sussidi vari di disoccupazione, eccetera, e un orario di lavoro settimanale che mi pare sia sulle 35, forse 40 ore, non so, non sono sicuro. Comunque, del tutto paragonabile al nostro. Non hanno, i lavoratori finlandesi sono più tutelati dei nostri in genere, direi. Hanno sì contratti tempo indeterminato spesso, e quindi nessun dazio per loro. Nel momento in cui importi da un paese, per esempio anche come la Polonia, che adesso non so in quali situazioni siano i loro lavoratori, probabilmente hanno anche abbastanza diritti essendo parte dell'Unione Europea, però comunque un costo della vita molto diverso, e beh, lì allora bisognerebbe rapportare il costo del prodotto con la differenza del costo della vita tra i due paesi. Oppure, se ci sono paesi, adesso non mi viene in mente nessun esempio, ma in cui il costo della vita è paragonabile al nostro, però le condizioni dei lavoratori sono totalmente diverse, beh, allora lì sì, si dovrebbe mettere un dazio. Va bene, questo era per evitare che qualcuno mi accusasse di essere un protezionista ad oltranza. Vi saluto.